immagini qui proprio per iniziare a creare per il prossimo Natale una semplice scatola decorata con degli stencil. Colori di partenza bianco e rosso per un Natale anche un po' moderno e soprattutto il gioco con gli stencil. Stencil di diversi generi, nel senso che abbiamo stencil tradizionale e stencil in negativo. Possiamo vedere cosa fa la differenza tra i vari stencil. Allora, questo è il tradizionale stencil che utilizziamo anche per quello che possono essere delle bordure a livello murale, su tessuto, su una scatola, ovunque. Poi ci sono gli stencil invece in negativo, che sono appunto quello che è all'interno del taglio di uno stencil. Vedete, per esempio, il cuoricino è all'interno di quello che è una mascherina classica da stencil. Questo è il suo negativo, quindi lavoreremo con fantasia e soprattutto tanta velocità nel realizzare quello che potrebbe essere la scatola dei nostri preziosi regali di Natale. Oltre allo stencil vedremo anche l'utilizzo di un timbro per andare, diciamo, ad arricchire la fantasia del nostro stencil, non solo col colore ma anche con un effetto più stampa. In più abbiamo quello che sono le novità di quest'anno, cioè la glitter pen, che ci permette di creare degli effetti glitterati di precisione, quindi potremmo scrivere il nome del nostro amato piuttosto che andare a ritoccare lo stencil appena eseguito, oppure andare ad arricchire con quello che sono i famosi deco tape, che in questo caso è un deco tape glitterato argento. Allora, avete visto, i materiali a disposizione non sono tantissimi per poter arrivare a realizzare questa scatola. Partiamo dai classici acrilici allegro, dall'utilizzo di una colla riposizionabile per aiutarci a mantenere ben fermo sulla scatola il nostro stencil mentre lo andiamo così a decorare, e poi quello che è l'effetto finale con appunto un effetto lucido tipico anche delle luci delle feste, con poi l'utilizzo della glossy gel per rifinire il nostro lavoro. Strumenti classici di base sono i pennelli, i tamponcini, le forbicine, piuttosto che anche i pennelli stessi per la stesura del colore. Ed ecco soprattutto il punto di partenza della scatola, cioè una scatola vana che andrà, diciamo così, solo colorata con un pennello piatto e con una base, diciamo, inferiore con il color rosso corallo dei nostri acrilici allegro, mentre il coperchio con un semplice allegro bianco. Allora, la stesura è la tradizionale, carichiamo bene il pennello di piatto e coloriamo la nostra scatola andando proprio a rivestire la superficie con un bel rosso corallo. L'effetto finale sarà un bel effetto comunque uniforme e opaco, proprio perché gli allegro, sapete, sono dei colori acrilici adatti a tanti tipi di decorazione, e l'effetto finale sarà comunque opaca. Ecco, vedete, arriviamo a concludere la colorazione della nostra scatola. Con delle semplici pennellate riusciamo a raggiungere l'uniformità del colore e lo lasciamo asciugare per bene. Adesso passiamo invece al coperchio. Acquiamo bene il pennello, togliamo i residui del rosso perché dobbiamo ottenere un bel bianco neve. Non ho bisogno di aggiungere acqua al colore perché gli allegro sono comunque degli acrilici pronti all'uso, hanno una buona copertura e sono l'ideale per poter, al di là di creare fondi su qualsiasi materiale, ma anche essere utilizzati per la pittura country, la pittura decorativa. Siamo arrivati a finire di colorare anche il nostro coperchio della scatola in colore bianco e la lasciamo asciugare in modo da poter passare poi allo stencil, passaggio successivo. Passiamo quindi alla decorazione della scatola degli stencil, diciamo così, sovrapposti tra di loro, cioè creeremo un effetto stencil un po' particolare. Allora, prima di tutto posizioniamo sul retro della nostra mascherina, della colla. Siamo a una distanza di 20-30 cm e la lasciamo asciugare, così anche l'altra mascherina stencil. Non è necessario spruzzare enormi quantità di colla, questa è una colla particolare, si chiama appunto riposizionabile perché spruzzata sul retro delle mascherine da stencil permette
alle mascherine stesse di rimanere ferme, cioè ben aderenti alle superfici di qualsiasi genere, dal muro alla scatola piuttosto che al mobile che state decorando. Questo permette però anche di riposizionarla, nel senso che noi possiamo appoggiare la nostra mascherina, realizzare la nostra decorazione, togliere la mascherina stessa e riposizionarla in una nuova posizione. Allora, adesso perché utilizziamo due stencil? Perché noi possiamo scegliere, la nostra colla è pronta, il soggetto che ci interessa. Possiamo fare delle decorazioni singole, cioè così come vediamo le nostre palline, ma possiamo anche, vedete, con questo stencil andare a forzare la forma della nostra pallina utilizzando il cerchietto di questo stencil un po' particolare. Allora, posizioniamo lo stencil, la posizione diciamo dove vogliamo mettere le nostre palline, e nella parte sottostante a quella circolare posizioniamo il cerchietto. Allora, una volta che noi abbiamo appoggiato la mascherina alla stencil, questa è ben aderente alla superficie grazie alla colla, e possiamo tranquillamente posizionare il secondo stencil per capire se è giusta la posizione per procedere. Allora, quindi realizziamo il primo stencil. Possiamo utilizzare tamponcini spugna o pennelli da stencil a seconda dello strumento che preferiamo. L'importante è utilizzare poco colore, adesso in questo caso utilizzerò il bianco, carico il tamponcino e lo scarico proprio perché non abbia troppo colore che possa sbavare o comunque possa diciamo alterare la forma del mio stencil. Andiamo a picchiettare come se fosse una nuvoletta la parte del nostro stencil circolare e creiamo una zona bianca tonda. Non esagerate col colore sempre, perché abbiamo bisogno di avere sì una copertura della superficie, ma non dobbiamo sbavare oltre il nostro stencil. Sbavare vuol dire che non dobbiamo permettere al colore di passare al di sotto della nostra mascherina. Una volta che noi abbiamo distribuito il colore e abbiamo terminato di decorare, togliamo la mascherina da stencil, lasciamo leggermente asciugare e passiamo alla decorazione invece della pallina in sovrapposizione. Possiamo in questo caso utilizzare anche un pennello da stencil. Ecco, adesso mentre si asciuga il nostro colore bianco, sovrapponiamo leggermente lo stencil in modo da posizionare la pallina rotonda che andremo a realizzare col colore rosso una volta che il bianco si sarà asciugato. Però nel frattempo andiamo a realizzare, diciamo, questa pallina allungata con un timbro. Allora, prendiamo semplicemente il nostro timbro in silicone, il tamponcino col colore bianco, potete picchiettarlo leggermente in superficie oppure strisciarlo, ma vi consiglio sempre poco colore ed essere rapidi perché l'acrilico tende comunque ad asciugare velocemente. Allora, lo posizioniamo sul nostro timbro e posizioniamolo sul nostro stencil, timbro che abbiamo scelto proprio perché possa lasciare la sua impronta, vedete? Allora, per completare la pallina prendiamo il nostro pennellino da stencil, che è più comodo del tamponcino in questo caso, carichiamo poco colore e picchiettiamo solo l'esterno della pallina, vedete? Sto picchiettando solo sull'esterno proprio dello stencil. E leggermente in corrispondenza dei ponti. I ponti sono questi pezzettini di acetato che determinano la forma, la decorazione del nostro stencil. Nel frattempo andiamo anche a creare le palline di congiunzione, diciamo così, di decorazione sempre nel nostro decoro. Nel frattempo si sarà asciugato anche il bianco, perché l'acrilico comunque sapete che viene assorbito velocemente dal cartone e soprattutto si asciuga velocemente. Gli acrilici sono dei prodotti a base d'acqua che non hanno bisogno di additivi, ma anzi si utilizzano in tanti modi e velocemente. Lasciamo asciugare e prendiamo invece un tamponcino per realizzare la nostra immagine in colore rosso corallo.
tamponcino o pennello da stencil è una scelta personale. Tenete sempre presente che la malizia o la tecnica sta nel poter picchiettare o semplicemente lavorare in senso circolare il nostro stencil. Però la cosa più importante è mettere, utilizzare proprio poco colore. In questo modo gli stencil si leggono anche sfumati e ben definiti, anche con proprio anche delle sfumature che volete dare. Andiamo a riempire magari più la parte centrale, darà l'impressione di far emergere, diciamo, il nostro colore rosso di fondo mentre l'abbiamo utilizzato in un secondo tempo. Adesso vi faccio vedere l'effetto, vedete, finale, proprio per avere un'idea di quanto si possa giocare semplicemente con gli stencil. Ecco, adesso andiamo semplicemente ad aggiungere così dei ritocchi, dei particolari. Allora, possiamo utilizzare il pennello a scalpello per creare delle ulteriori sfumature se vogliamo accentuare quello che potrebbe essere l'effetto tridimensionale dello stencil, e con il retro del pennello invece aggiungere dei semplici puntini per creare degli effetti tridimensionali. Un po' di colore. Creando degli effetti decoro un po' particolari, un po' per personalizzare comunque la vostra pallina, andare ad arricchire eventualmente anche certi effetti se vogliamo mettere in maggiore rilievo alcuni particolari. Adesso passiamo alla decorazione del coperchio. Allora, semplicemente utilizziamo lo stencil in negativo nel nostro cuoricino. Possiamo posizionarlo a seconda di quello che è la nostra fantasia al centro del nostro coperchio. Allora, in questo caso non consiglio la colla riposizionabile perché è talmente sottile la decorazione del nostro cuoricino che rischiamo che possano i punti sottili attaccarsi più facilmente tra di loro. Quindi semplicemente utilizzando i polpastrelli teniamo ferma la mascherina. Utilizziamo il pennello da stencil col colore rosso corallo. Scaricate sempre bene il colore in modo che il pennello risulti quasi asciutto, non deve risultare bagnato, ma deve rilasciare proprio solo una traccia di colore picchiettando sulla superficie. Allora, possiamo anche utilizzarlo in senso circolare, non si muove così facilmente la mascherina. Tenete presente che la stiamo comunque tenendo con i polpastrelli. Ma se vogliamo fare in senso circolare otterremo un effetto velato del colore, se picchiettiamo invece rafforziamo il suo effetto finale. Picchiettiamo la parte più interna e andiamo a spostarci verso l'esterno fuoriuscendo proprio quel 2-3 mm per creare una sorta di aureola intorno al nostro cuoricino. Voi adesso non vedete magari direttamente lo stencil perché è bianco su bianco, però mentre lavoro io lo vedo fin dove finisce, diciamo così, quindi delicatamente anche poi voi vedrete mentre lavorate che potete arrivare fino a un certo punto, potete anche colorare tutto il coperchio di rosso, è una scelta poi personale la decorazione della scatola, però se volete semplicemente creare un'aureola state proprio sul limite del vostro stencil. Adesso mettiamo i polpastrelli delicatamente e decoriamo fino in fondo la nostra scatola. Vedete, è una cosa comunque veloce da poter realizzare, semplice, ma soprattutto d'effetto. I colori poi sono a vostra discrezione. Qui lavoriamo di bianco e rosso pensando al Natale nordico, però sicuramente sono belli i colori anche come blu e argento, oppure anche l'ottagno, il color petrolio che va tanto di moda adesso in abbinamento all'oro. È tutto lì nel gioco. Utilizzare i colori che ci piacciono per arrivare a quello che sarà la nostra decorazione di Natale. Allora, un secondo solo, abbiamo terminato. Rafforziamo questo punto. Allora, la sorpresa sarà proprio adesso. La parte più bella
È proprio quando noi ci accorgiamo che con semplici effetti, diciamo, di picchiettatura o in senso circolare possiamo ottenere da una macchia di colore un semplice stencil, scusate, con un effetto finale non indifferente. Allora possiamo dare l'effetto del cuore appeso utilizzando la stessa mascherina delle palline. In questo modo appoggiamo quello che potrebbe essere, vedete, la nostra catenella. Creare la decorazione, l'attacco del cuore alla scatola. Passiamo a quello che dovrebbe essere poi la finitura del nostro lavoro, cioè la stesura della glossy gel per andare a completare quello che è soprattutto a isolare e mantenere nel tempo il nostro acrilico. Allora, glossy gel è una finitura all'acqua che possiamo utilizzare anche in questo caso su tutte le superfici, protegge il nostro decoupage, la nostra decorazione realizzata in stencil piuttosto che in pittura. È una finitura particolare perché darà un effetto molto lucido al nostro lavoro. Come vi ricordo, è un gel, quindi la consistenza è morbida, vedete, non è liquida ma è molto morbida. Prendiamo il nostro prodotto e attendete sempre che si sia asciugato bene il nostro acrilico e distribuiamo accompagnando la pennellata, non tirandola ma accompagnandola in modo che lo spessore della finitura stessa vada, diciamo così, a autolivellarsi. Vi consiglio di dare due o tre mani di questo prodotto in modo che possiate ottenere un effetto lucido laccato molto particolare. L'asciugatura è in base sicuramente alla quantità di prodotto che voi andrete a utilizzare. Varia da 10 minuti a un quarto d'ora alla mezz'ora se siamo anche in un ambiente particolarmente umido. Quando la finitura sarà completamente asciutta possiamo passare a quello che invece è la decorazione con il decotape e la glitter pen argento. Allora, prima vi consiglio di utilizzare il decotape, che è un bellissimo nastro che vi permette di decorare tante vostre decorazioni a partire dalle scatole ma anche al biglietto tradizionale dei vostri auguri. Vedete, si applica semplicemente in questo modo, come uno scotch tradizionale. Sembra quasi di tessuto, talmente ha anche una certa consistenza, un certo spessore. Quando arrivate in sovrapposizione vi fermate, potete sì strappare, ma potete anche semplicemente tagliare in sbieco il vostro, in modo che si perda quello che è la sovrapposizione del vostro nastro. Vi consiglio lo sbieco perché così si nota meno che non il taglio netto. E ho arricchito la mia scatola con un nastrino. Utilizziamo adesso le glitter pen. Allora, la glitter pen è una penna, diciamo così, glitterata, che mi permette di scrivere ma anche di andare a ritoccare quello che possono essere dei particolari della mia scatola in modo da creare degli effetti anche 3D e soprattutto personalizzare degli stencil che in mano a diverse persone potranno portare alla realizzazione di tante scatole, non solo di questa. La fantasia poi ci porta veramente a realizzare tante cose anche con un unico stencil. E tendiamo a, così, a riprendere stessi. La cosa importante è poi lasciare asciugare in modo che possa mantenere anche il suo effetto 3D. Adesso vi faccio vedere l'effetto finale, più che altro per darvi l'idea della luminosità che poi la glitter pen ha una volta che si è asciugata. Non perde di spessore e soprattutto rimane decisamente luminosa. Ed ecco la vostra scatola per preziosire i vostri regali di Natale. Sta a voi adesso sbizzarrirvi, i prodotti avete visto sono semplici da essere utilizzati, spero che veramente vi divertiate come mi sono divertita io. Ciao, a presto!